a avete delle curiosità da anticipare o vogliamo finire prima le presentazioni e poi fate tutte le domande che volete? Credite. Ivana, ce n'ho una. Finiamo. No. Finiamo. Poi andiamo alla fine. Vai. Allora. Va bene, allora. Allora. Cerco ti avverto, dottor Dario, entro mezz'ora. Allora, io tanto vi saluto. Non pensate che saremo brillanti come le dottoresse che ci hanno preceduto, essendo maschi, però insomma confidiamo nella vostra generosità. Cercherò di parlare del decennio 68-78 e come si arriva alla 180, cercando di concentrarmi su alcuni aspetti, cambiamenti sociali di costume, quello che avviene nell'ambito culturale, e anche riuscire a proporre come la psichiatria in questo decennio verrà scacciata su un discorso di psichiatria per poi divenire nuovamente preda di un organicismo di ritorno che nell'80 col DSM terzo avrà il suo apice e che arriva fino ai giorni nostri. Poi magari all'interno di questo discorso vedremo se riusciamo a fare qualche collegamento tra psichiatria e servizio sociale nel dipartimento di salute mentale in cui io lavoro, insomma in cui si lavora tutti quanti attualmente, e anche faccio una domanda, potremmo dire più generale, se tutto questo discorso sulla 180 si può proporre come una vera innovazione psichiatrica o come molte correnti critiche dicono fu un fallimento di una buona intenzione di un rinnovamento civile. Il 68, che molti di voi forse conosceranno soltanto perché l'hanno studiato sui libri di storia, però alcuni di noi l'hanno vissuto, inizia, prego. Diciamo che io facevo il liceo e poi diciamo mi sono laureato in questo decennio, ho finito di fare il liceo e mi sono laureato in medicina, per cui in qualche modo sono anche un diretto diciamo spettatore o partecipante. Inizia e, diciamo il 68 è il primo movimento globale che ha una diffusione mondiale, inizia come movimento di protesta universitario dalle grandi università statunitense, lì si colora di tutto un particolare aspetto pacifista, in quanto gli Stati Uniti d'America avevano iniziato l'intervento in Vietnam, però subito dopo si concentra, si diffonde nei grandi centri dei centri urbani e delle città industriali, in quanto nel decennio 68-78 abbiamo l'assestamento di tutti quei fenomeni che avevano avuto sede nel decennio precedente, di boom economico, di urbanizzazione, di movimento sociale, di dinamismo sociale, di aumento delle esigenze, delle necessità, dei consumi di massa di cui aveva un po' già parlato l'autoressa Stocco. E diciamo, è un decennio di passaggio in cui le parole d'ordine della lotta di classe e della denuncia dello sfruttamento, tipiche di un'impostazione diciamo, di sinistra che metteva al centro della protesta la classe operaia e la condizione della classe operaia, piano piano virano verso la focalizzazione su altre parole che in qualche modo stanno insieme a dei fenomeni sociali che avvengono, cioè si inizia a parlare di esclusione e emarginazione con il focus della protesta che assume caratteri più distinti, meno classisti, e si inizia a parlare anche per la grande ondata degli studi sociologici, Asylum, insomma, che vengono in Italia importati in maniera specifica dalla corrente, potremmo dire, pasagliana. Perdonatemi la sintesi con questo termine, che insomma racchiude varie accezioni, però insomma, per definirlo, in cui si iniziano ad affrontare quelle che vengono chiamate le istituzioni totali, che naturalmente sono le istituzioni in cui venivano a essere rinchiusi tutta una serie di situazioni di emarginazione, anche perché diciamo, era ancora tutto da costruire un welfare più moderno, più articolato in vari settori, in cui insomma
gli orfanatrofi, le carceri, gli ospizi e ovviamente i manicomi erano il focus di questa analisi e di questa protesta. Noi dobbiamo sapere che l'Italia in qualche modo ha avuto uno sviluppo economico, voi lo sapete meglio di me, che in pochi anni ha dovuto rincorrere e portarsi al passo delle nazioni europee. Noi, la nostra industrializzazione è assolutamente tumultuosa, è anni 50, anni 60, nella misura in cui noi partivamo da una condizione di arretratezza rispetto in cui ci aveva lasciato il fascismo, ma che insomma precedeva il fascismo e aveva le sue basi nella particolare unificazione italiana che c'era stata nel fine 800. Insieme a questo tumultuoso e disordinato processo di industrializzazione, urbanizzazione e quant'altri, che però ci fa arrivare a fine anni 60 al passo delle nazioni più progredite, abbiamo la permanenza di arretratezze sociali, culturali e giuridiche particolarmente significative. Vi cito alcuni esempi per farvi capire il clima in cui insieme c'era questo progresso della società di massa, del neocapitalismo, della società dei consumi e la società civile e le leggi e i costumi della società civile. Il delitto d'onore, che voi pensate essere, che noi tutti pensiamo essere una barbarie dell'Ottocento, è stato abolito nel 1981. Il delitto d'onore era un attenuante per chi commetteva un delitto a causa di onore, perché era infangato l'onore della famiglia. Cioè, pensate, no? Forse questa cosa parla strana, ma il 1981 è una cosa recentissima. Il divorzio è stato votato in Italia e istituito nel 1970, moltissimi anni dopo nelle altre nazioni europee. Calcolate che nel 1974 ci fu un referendum che portò l'attenzione politica e culturale dell'Italia il fatto che il 60% degli italiani era a favore del divorzio. Paiono cose paleolitiche, in realtà sono piuttosto recenti. Nel 1978 viene definita la legge sull'aborto, il nuovo diritto di famiglia del 1975, che pareggia i diritti di tutti i figli, per dirne uno dei principi cardine, sia essi concepiti nel matrimonio tradizionale che fuori nel matrimonio tradizionale. Prima c'era una discriminazione patrimoniale, giuridica e quant'altro. Lo statuto dei lavoratori del 1970, quindi una modernità socio-culturale e giuridica che ci mette a pari delle nazioni europee più progredite, noi la conquistiamo nel 1978, in questo decennio. Cito il classico divorzio all'italiana, che dette la fama del genere ben fuori anche dall'Italia, che era detta la via italiana al divorzio, cioè in cui si descrive, penso che molti di voi l'avranno visto, come anche il protagonista Marcello Marzogliani architetta un tradimento dalla moglie da cui doveva divorziare, così la può uccidere e viene condannato a pochi anni, e dopo pochi anni può finalmente vivere la sua vita di libero cittadino. Questo era fu uno dei film a maggior successo, vinse anche dei premi, per dirvi. La classe operaia nel paradiso, un altro famoso film dell'epoca che adesso mi è stato citato, parla delle condizioni di lavoro in fabbrica. Nell'ambito dei diritti sanitari non c'era l'universalizzazione dei diritti sanitari che noi diamo per scontata, c'erano quote di società, di popolazione che non aveva gli stessi diritti sanitari, aveva diritto al pronto soccorso, all'emergenza, e poi era la parte più emarginata che non era legata alla mutua del lavoratore, andava dal medico condotto, per dirvi. Nell'ambito scolastico c'erano le classi differenziali. Voi siete abituati a poter scegliere l'ingresso all'università liberamente. Questo non era finché non ci fu la liberalizzazione degli accessi all'università. Si poteva accedere alle facoltà secondo degli studi e dei diplomi che si avevano. Insomma, cose che paiono un altro secolo, ma che sono recentissime. Questo
per fare un quadro molto sommario, scusatemi della sommarietà, ma insomma per dire il clima in cui si instaura, un clima quindi di grande necessità di modernizzazione, ma modernizzazione potremmo dire sociale e culturale, che doveva seguire quella industriale ed economica. In questo clima si inserisce tutta la grande tematica della psichiatria, che parte dalla legge Mariotti, di cui ha parlato la dottoressa, del 1968, che inizia a poter proporre un'apertura dei manicomi quando vengono istituiti i cosiddetti centri di igiene mentali, che sono delle strutture extra ospedaliere nel territorio in cui vengono a crearsi le prime equip multidisciplinari: lo psichiatra, l'assistente sociale, l'infermiere e non ancora lo psicologo, perché in verità la laurea in psicologia è successiva all'istituzione della facoltà di psicologia del 70, se non ricordo male, 71. Quindi i primi laureati in psicologia sono del 75. Prima ancora, chi si interessava di psicologia veniva da un percorso di studi pedagogico, filosofico o quant'altro, e diciamo veniva equiparato a questa figura. Nello stesso tempo le regioni si creano nel 1970 e tutta l'organizzazione sanitaria che poi ne seguirà ha una base assolutamente recentissima. Fino al 1978 i manicomi erano gestiti dalle province, non c'era il sistema sanitario universale. Vi do un dato: il sistema sanitario inglese universale del 1948, è stato istituito nel 1948 dai laburisti che vinsero le elezioni dopo la sconfiggendo Churchill, e che fecero il programma di ammodernamento laburista socialdemocratico più esteso, e una delle perle di quella stagione fu il Servizio Sanitario Nazionale. Nella lotta al manicomio tutti erano d'accordo, come abbiamo visto, nel dover riformare profondamente il manicomio. C'erano varie componenti che puntavano a questa riforma. C'era una componente, diciamo, più scientifico-culturale a cui fa riferimento il gruppo di Pier Francesco Galli, che inizia in maniera assolutamente innovativa a pubblicare per la Feltrinelli una collana di psicoterapia, di libri sulla psicoterapia, e praticamente fa conoscere all'arretrata psicoterapia italiana tutti i grandi testi stranieri, traduce, porta Balint, porta i teorici della psicoterapia delle psicosi, insomma inizia a essere un vero e proprio animatore culturale della psichiatria, e fonda la prestigiosa rivista Psicoterapia e Scienze Umane, che ancora esiste e ha una funzione molto dialettica nell'interno della psichiatria, e organizza i famosi congressi dei primi anni 60 sulla psicoterapia delle psicosi a Milano, che videro la partecipazione dei più grandi nomi internazionali del psicoterapia delle psicosi. Parlare di psicoterapia delle psicosi significa parlare di un argomento assolutamente innovativo. La psicoterapia delle psicosi non si poteva fare, perché non era possibile fare la psicoterapia agli psicotici, cioè ai malati di mente gravi. Perché? Vuoi perché l'organicismo la proponeva come una malattia organica, quindi un'alterazione neurologica, e quindi come tutte le alterazioni neurologiche non modificabile. Vuoi perché tutta la psicoanalisi freudiana classica proponeva il concetto di che lo psicotico non fa transfer, cioè non fa quel particolare rapporto di investimento, di interesse, di motivazione e affettività nei confronti del terapeuta, che sarebbe il primo cardine per poter affrontare il discorso della psicoterapia. Quindi parlare di psicoterapia delle psicosi significava insieme essere anti-organicisti da una parte, ma essere anche psicoterapeuti eterodossi rispetto a quello che era il ditta e la impostazione psicoanalitica classica. Tant'è vero che di psicoterapia delle psicosi si interessano molto quelli che faranno psicoterapia di gruppo, che anche questi erano così un po' eterodossi rispetto alla psicanalisi classica. Insieme a queste componenti c'era la famosa gruppo dei goriziani, che fa l'esperienza di Gorizia, che fu resa pubblica e
ebbe un successo di massa, calcolate che l'istituzione era negata, vendette 60.000 copie, cioè come Gomorra, era un cult. Cioè, in quell'epoca essere di sinistra significava andare con l'Eschimo, con la Turfa, con l'istituzione Gada e qualcuno pure con il libretto rosso di Mao Zedong, insomma, per darvi un tratto di colore di quell'epoca. E il gruppo dei goriziani dell'istituzione Gada ha in sé, cioè Gorizia in realtà è un manicomio di provincia al confine con la Jugoslavia, di relativamente piccolo rispetto alla media. Quindi l'apertura dei reparti di Gorizia significa l'apertura di reparti di 100 persone, una situazione particolarmente più contenuta rispetto a quella che erano i grandi manicomi delle grandi città, Santa Maria della Pietà, Bianchi di Napoli, insomma, che si arrivava a 1.000-2.000 persone come norma. Ed è un gruppo, ed è praticamente ancora una impostazione di rinnovamento psichiatrico sulla base del concetti della comunità terapeutica di Max Jones inglese, cioè di trasformazione di un manicomio impostato sulla psichiatria di tipo tradizionale, organicista, autoritario, in una impostazione di psichiatria attiva basata sulla responsabilizzazione dei pazienti, sul DIA, in cui i cardini erano questo discorso dell'assemblea, che poi diventò un cult anche di tutto quanto il movimento politico, studentesco e sindacal operaio, in cui in qualche modo liberamente si poteva discutere di tutte le problematiche, l'equipe dei medici e degli operatori e i pazienti si confrontavano, ma in maniera molto, potremmo dire, generica, molto cosciente e anche molto pratica, no? L'assemblea non era, a detta anche dei teorici dell'antipsichiatria, non aveva valore psicoterapeutico, aveva un valore socio-politico fondamentalmente. Ma l'esperienza di Gorizia ancora rimane legata a un'idea di possibile rinnovamento psichiatrico. Ancora non abbiamo fatto un salto che poi vedremo successivamente. Nello stesso tempo si allargano a macchia d'olio in Italia tutte le esperienze di deistituzionalizzazione, anche perché sono favorite dalla legge Mariotti. Si tenta questa strada, che non è una strada specificatamente italiana, è una strada internazionale, di il settore francese, le comunità inglesi e quant'altri, ci dicono che di spostare l'asse dell'intervento psichiatrico dal manicomio al territorio e a strutture territoriali. E su questa idea concordano varie, il sindacato della MOBI che racchiude la maggior parte dei medici ospedalieri, concordano varie quelli che sono più attenti a un discorso psicoterapico, e i goriziani e i basagliani, che poi si organizzeranno in psichiatria democratica, che prende il nome da magistratura democratica, che era stata fondata qualche anno prima e che aveva come sua idea quella di proporre una impostazione giuridica assolutamente più innovativa. Noi adesso siamo abituati a pensare che i giudici sono tutti di sinistra, insomma, in qualche modo tanto. La magistratura italiana fino agli anni 68 è stata ferocemente di destra, ferocemente classista, ed è stata quella che veniva fuori dal fascismo per lunghissimi anni. Quindi quello che noi vediamo adesso è la conseguenza di tante cose che sono successe in quel decennio, che è stato uno spartiacque fra un'Italia potremmo dire ancorata a delle situazioni un po' arretrate e quella moderna di cui i risultati li troviamo adesso. Un'altra cosa molto importante è che si sancisce sul piano giuridico la separazione della specializzazione in neuropsichiatria. Nel 1976, ben dopo quello che era stato un movimento europeo internazionale che aveva visto la separazione di queste due branche,
della neuropsichiatria. E questa separazione avviene anche più che per un preciso elaborazione teorica, quasi più per una noi ne parliamo a lungo, per l'impegno personale, come spesso accade in Italia, poi l'impegno personale di un singolo va oltre anche e diventa anche conquista sociale per tutti. Separare la psichiatria dalla neurologia non è soltanto un fatto così generico scientifico, ha una precisa accezione, significa far sì che la psichiatria non sia ancella debole della neurologia e soprattutto significa proporre il fatto che la malattia mentale non è una malattia del cervello o non è una malattia organica, significa proporre la possibilità di studi, di ricerche e di approfondimenti di quello che è lo specifico della psichiatria, lo specifico della mente, lo specifico della malattia mentale, diversa da un'altra, dalla situazione della neurologia. E tutti i grandi direttori, gli unici che erano contrari al rinnovamento psichiatrico di questo di cui abbiamo visto, erano soltanto alcuni vetero positivisti direttori di manicomio che erano assolutamente una sparuta minoranza. La stragrande maggioranza degli psichiatri era a favore di questo rinnovamento. C'è da proporre cosa? Che da una parte questo tema si sposa con le istanze socio-politiche e culturali dell'Italia di quel decennio. I mass media, come abbiamo detto, hanno un ruolo importantissimo. Molti di voi hanno visto I giardini di Abele di Zavoli, che è un reportage dall'interno dei manicomi, l'hanno rifatto anche recentemente in televisione, che mostra questi luoghi dell'esclusione con tutta la carica di denuncia e anche la carica un po' anche di, come dire, possiamo dire un po' populista, che queste operazioni gestite solo dai mass media possono avere, perché come è stato già detto nella realtà italiana erano molto differenziate le situazioni, mentre invece proporre soltanto una situazione di manicomi come Lager in qualche modo sposava e amplificava le tesi di quelli che poi diventeranno predominanti nella lotta al manicomio, cioè del gruppo basagliano. Questa ansia era di tutti. Nel movimento antistituzionale infatti si dividevano in due grandi correnti, quelli che in qualche modo volevano che l'esperienza di rinnovamento del manicomio fosse, insieme a questo ci fosse la creazione di strutture alternative, e che in qualche modo ancora non volevano la completa abbattimento o distruzione della psichiatria come scienza e come prassi terapeutica, e quindi in qualche modo volevano soltanto spostare la risposta terapeutica sia in termini sul territorio e sia riempirla di contenuti interrelazionali e terapeutici. E invece quelli che poi saranno detti manicomialisti, che invece spostano la loro idea, il loro focus contro il manicomio di per sé, e nel manicomio di per sé, quindi non come risposta sbagliata, risposta cronicizzante, risposta non terapeutica alla malattia mentale, ma come invece causa di malattia mentale, come se la malattia mentale fosse creata dall'istituzione. E in qualche modo da questa impostazione arriveranno a negare contenuto scientifico e statuto epistemologico alla stessa psichiatria. E diventeranno predominanti, anche soverchiando altre impostazioni che abbiamo già visto essere tutte quante concordi in questa opera di rinnovamento e di superamento del manicomio. Direi che in questa situazione molto, molto complessa, in cui ci sono tanti attori, si inserisce a sorpresa un problema politico culturale, cioè i radicali
fecero raccolsero le firme per indire un referendum che avrebbe abolito parti della vecchia legge, avrebbe creato un grande vuoto legislativo. Quindi in qualche modo c'era l'esigenza da parte del Parlamento di dare una risposta a questa problematica. Insieme succede quello che penso molte persone, anzi quasi tutti, non pensavano, cioè a marzo del 1978 venne rapito Moro. E la leader della legge 180 è contestuale al rapimento Moro e la promulgazione della 180 avviene pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Moro. Quindi questa situazione di assoluta dramma e assoluta forzatura di tutte le realtà diventa il contesto in cui viene non discussa questa legge, viene in qualche modo gestita all'interno di accordi di corridoio fra le varie componenti politico-scientifiche che si annodavano fra loro, in cui gli attori erano sia la Psichiatria Democratica, che non voleva assolutamente la creazione di reparti specifici di ricovero, la MOPI, che invece voleva dei reparti, non voleva che ci fossero creati dei reparti con più posti letto, e le varie anime politiche che erano assolutamente concordatarie. La legge fu approvata col voto unanime di tutti i partiti politici e l'astensione del rappresentante del Movimento Sociale. Questa fu approvata in commissione, e se voi vi leggete i resoconti della seduta in cui fu approvata, presiedeva il senatore Ossicini, e sono di un tono drammatico, cioè lui esortò tutti quanti a approvare senza discussioni, perché c'erano poi delle problematiche da dover questa legge, in quanto eravamo praticamente in questa situazione di emergenza nazionale. Questo significa una cosa particolare che io adesso vi devo dire. Allora, fondamentalmente la legge modifica il trattamento sanitario obbligatorio, cioè il ricovero qua, cosiddetto quanto. Quindi dalla mezzanotte del 10 maggio 1978 non è più possibile fare il TSO in manicomio. Significa che improvvisamente, di punto in bianco, non si sapeva più dove ricoverare i pazienti in stato d'abusio. Questa è stata la realtà della legge. E quindi si crearono delle situazioni, vi lascio immaginare che caos si creò. Non a caso nei primi anni I pazienti psichiatrici venivano ricoverati i reparti di medicina generale, per cui insomma, con tutte le, è inutile che ve lo dico cosa può essere una cosa del genere, in quanto la legge non prevedeva nessuna fase transitoria, prevedeva che i ricoveri coatti fossero, si potevano effettuare solo e esclusivamente nei reparti cosiddetti di diagnosi e cura, che dovevano essere creati, non c'erano. Dovevano essere creati ex novo. E quindi in qualche modo ci fu una, possiamo dire, confusa, mettiamo così, confusa applicazione, una strana amnesia, una strana incongruente non previsione di quello che sarebbe successo in un argomento così delicato, così complesso, no? Che in qualche modo prevalse un'idea che la malattia mentale fosse, non avesse una sua specificità, non avesse una sua dignità e una sua necessità di una risposta a livello terapeutico, fosse un prodotto artificioso delle istituzioni, delle istituzioni negative, e il manicomio le rappresentava un po' tutte. Diciamo che prese piede un'idea, questa che aveva nella elaborazione Foucaultiana, ma anche nelle proposizioni di crisi della ragione di quell'epoca, del pensiero che poi sarebbe andata verso il pensiero debole, parliamo di Cacciari, Vattimo e tutti questi autori, che proponevano una derubricazione dello statuto di verità scientifica alla psichiatria e in generale alla filosofia, e che quindi in qualche modo bisognava, non esistono fatti ma esistono solo interpretazioni,
E quindi bisognava in qualche modo valorizzare l'esercizio della libertà personale senza nessun tipo di possibilità di intervento sanitario terapeutico ove ce ne fosse necessità, per cui la malattia mentale era un modo di esistere di radice fenomenologica e o addirittura era un artificioso artefatto dei rapporti delle istituzioni o dei rapporti di potere che si stavano fra medico e paziente, fra terapeuta e paziente, mettendo sotto accusa qualunque tipo di rapporto che avesse come vocazione quella di una esigenza terapeutica e un'esigenza di cura, perché era un rapporto, come dire, asimmetrico, per cui se c'è chi cura e c'è un curato ci sarebbe un rapporto di potere, questo rapporto di potere si, come dire, è violento di per sé, per cui se io ho una frattura ovviamente e vado dall'ortopedico per curarmela non c'è nessuno che può pensare che quello è violento se mi cura la frattura, no? Ma se io invece sono un psichiatra e decido della libertà di un altro attraverso l'atto del TSO, vado incontro all'accusa che era generalizzata in quel momento, in quell'epoca storica, che i psichiatri erano servi del potere, anzi erano i peggiori servi del potere, perché avevano pure il potere di ricoverare scontro la propria volontà dei liberi cittadini. Giusto per darvi un quadro, spero non troppo frammentato, di quello che poteva essere le idee che serpeggiavano, ma non solo le idee, le prassi che serpeggiavano in quel decennio. Quindi il TSO, questo trattamento sanitario obbligatorio, che viene riformato nella 180, che poi sarà inserito nella 833, cioè nell'istituzione del Servizio Nazionale a fine 1978, regola questa prassi e che fa? Regolando questa prassi fa sì che vengono a essere regolate soltanto le questioni dell'aguzie, però bisogna pensare e sapere che la malattia mentale grave ha un lungo ricorso, quasi sempre, molto spesso, e che quindi le fasi acuti sono soltanto degli episodi intercorrenti nella svolgersi della malattia. La maggior parte del tempo non è in fase acuta, per cui il TSO, cioè l'intervento acuto per necessità, insomma ve lo sintetizzo così anche se è un po' più articolato, è soltanto un piccolissimo intervento all'interno di un progetto di cura che invece è molto più ampio, nella misura in cui deve ricostruire insieme al paziente un progetto di ricostruzione di un'identità perduta, ricostruzione di una socialità perduta, ricostruzione di un'affettività perduta, ovviamente. Quindi non può essere il centro, mentre invece la riforma, come abbiamo visto, era centrata su questo aspetto. Non solo, ma nella misura in cui è centrato su questo aspetto, dall'altra parte propone come possibile progetto terapeutico quello degli incontri ambulatoriali come momenti di terapeutici che ovviamente non danno, non sono, non hanno il ruolo centrale nell'affrontare la malattia mentale grave, nella misura in cui ovviamente la discontinuità e la bassa frequenza non permettono quella continuità di cura intensiva di cui avrebbe bisogno un paziente psichiatrico. Per cui, oltre che la carenza delle strutture per acuti, è assolutamente deficitaria qualunque struttura comunitaria di tipo residenziale e residenziale, che invece sarebbe stata l'ossatura fondamentale dello svuotamento dei manicomi come istituzione totale per proporre altri tipi di strutture alternative sia nella sostanza organizzativa che nella sostanza terapeutica, ovviamente, perché sarebbero state costruite sulla base di una partecipazione attiva dei pazienti e degli operatori al progetto terapeutico in una
nelle strutture comunitarie, che erano quelle che erano state le principali basi del rinnovamento psichiatrico internazionale. Io devo ancora un sacco di parole. Vabbè, allora vi... Che vi dico? Allora, questa è una frase finale del libro di Corbellino e Gervis, molto carino, anche di facile lettura, che è La razionale negata, che dalla parte di un protagonista come Gervis parla di tutto questa storia, e che dice quello che noi abbiamo scoperto nel nostro libro, superando una falsa mitologia psichiatrica. Cioè, la grande trasformazione psichiatrica italiana non inizia con la 180, no? Ma inizia molto prima. E la tendenza al superamento dei manicomi non è uno specifico italiano, è uno specifico internazionale. E poi qui si potrebbe aprire dei discorsi molto complessi, perché in California li chiuse Reagan per altri motivi molto diversi da quelli del rinnovamento psichiatrico, per dirci. Certo, noi non si rimpiangono i manicomi, ovviamente, ma la situazione attuale ripresenta sfide che sono rimaste non evase da quella stagione. Noi abbiamo attualmente queste grandi tematiche, una nuova cronicità. Ormai sono molti decenni che i manicomi sono chiusi, ma la malattia mentale in Italia non è scomparsa, anzi i tassi sono uguali, i tassi italiani di esordi, ma sono uguali nelle altre nazioni che hanno mantenuto i manicomi. Quindi questa idea che era l'istituzione che creava la malattia è stata sconfermata dalla realtà, ovviamente. Però la nascita di una nuova crocità ci dice che la risposta psicoterapeutica, psichiatrica, riabilitativa è rimasta ancora ferma o solo parzialmente fondata. Ci sono da affrontare tutti quei nodi che erano prima della 180 e che sono rimasti, cioè un approfondimento degli studi di psicologia, perché per la conoscenza della malattia mentale ancora bisogna approfondire con un'attenzione specifica a questa realtà. Prima si interviene e prima si possono affrontare e tentare di curare malattie mentali gravi, intanto prevenendo la cronicizzazione e poi eventualmente riuscendo a dare delle risposte più organiche, più ampie, più terapeutiche, in modo da restituire a una vita, come dire, autonoma, non solo su un piano meramente comportamentale, ma anche affettivo, psicologico e relazionale, il paziente che ha il diritto ad avere questa risposta. Io finirei qua. Magnè è stata gentile da domande. Ma sta per tremendo, perché sono un po' parte anch'io a pensare una risposta, quindi extra all'interessante, intanto ringraziandola per tutta l'attenzione che ha avuto verso il nostro libro, ma anche per la domanda importantissima che ha riguardato il positivismo e le istituzioni. Mi sembra che è stato già ampiamente, insomma, risposto in questi ultimi interventi, però mi piaceva ancora aggiungere un'altra cosa, perché in effetti per capire come sia possibile passare da una situazione di rapporto molto positivistico, poi vedremo con la malattia mentale, cioè un rapporto, diciamo, di tipo medico del corpo, organicistico, qualcosa che è malato è il cervello, ha invece il rapporto con le istituzioni, non si può capire se non si si mette dentro tutto quanto è stato già detto rispetto a un qualcosa che invece sì, questo è tipicamente italiano. Tutta la storia del 68, che ha così bella
raccontato il dottor Dario, che non c'è stato negli altri paesi a questo livello. Negli altri paesi questo fenomeno grande, giovanile, di ribellione, di cambiamento, di speranza di una modifica dei rapporti interumani si esaurì molto presto, non andò oltre molto poco, oltre il maggio francese, oltre le ribellioni nei campus americani. Chi di voi ricorda, non so, un film si chiamava Fragole e Sangue, un'idea di libertà, uno per tutti, Easy Rider del film, ma fu una grande, come dire, fiammata. In Italia è stata una storia diversa per motivi culturali, politici, e allora a questo punto le istituzioni, che prima dovevano essere quelle, diventare buone, terapeutiche, per cui bisognava costruire un modo diverso, istituzionalmente valido dal punto di vista sociale, di curare la gente, di trattare i bambini abbandonati, di aiutare le situazioni più infelici. L'istituzione da personaggio positivo, evidentemente da modificare, che diventa un personaggio negativo, diventa prioritario abbattere la scuola, abbattere le carceri, abbattere l'ospedale, il manicomio, è quello che diventerebbe, no? Secondo una certa cultura, la causa, e non solo quello, ma anche chi ci lavora. Quindi il nemico numero uno nel caso nostro diventano gli psichiatri, ma poi sono anche gli insegnanti, insomma tutti quelli che gestirebbero un potere. Questa è una caratteristica squisitamente, diciamo, di una cultura italiana che non c'è negli altri paesi, dove molto presto tutto l'empito, chiamiamolo rivoluzionario, ma forse era solo una ribellione, si riassorbe, le istituzioni fanno proprie certe cose, si modificano più o meno intelligentemente e quindi sopravvivono. Da noi invece, forse per l'ottusità, la stupidità di chi gestisce queste istituzioni, forse vuoi per la radicalità del pensiero di chi le attacca, non si riesce a fare questo, chiamiamolo, compromesso storico, ma si arriva a pensare di volere proprio abbattere le istituzioni. Questo, ecco, parto da mi sembra fondamentale. Ora, dopo quello che hanno detto i miei tre splendidi colleghi, che hanno raccontato tante tante cose, in modo che ogni volta vi affascino, perché lo stimo anch'io questo libro, ma sentendole raccontare mi piace, come se non dovessi ancora ricapirle, perché è una storia lunga, è una storia di tante storie, la storia di come gli esseri umani hanno cercato, più o meno bene, più o meno male, di affrontare un qualche cosa che ha sempre spaventato tutti: la malattia mentale. La malattia mentale, possiamo anche dirlo subito, salto alle scalette che mi avevo fatto, è una malattia sociale, ma non nel senso della tubercolosi, o come poteva essere un tempo della peste o del colera, nel senso che tantissima gente si ammala e muore di tubercolosi, di peste o colera. Sono assolutamente sempre una grandissima minoranza il malato in quanto tale, di manifesto, ma è la paura della malattia mentale, è la paura la paura che è legata all'incomprensibilità, a non sapere che cos'è, da dove viene, perché. E questa imprevedibilità, questa incomprensibilità, questa non avere un assetto realmente scientifico nei confronti della malattia mentale è quello che spaventa e ha sempre spaventato. Tipico l'esempio dell'utilizzo e il modo con cui i mass media foraggiano, come dire, imputano questo. Il vicino di casa ha ammazzato tutti in una crisi di follia, padre, madre, cognata, il gatto, il bambino, ha buttato la suocera dalla finestra. Era un bravo ragazzo, era una persona normale,
era come noi, come me, quindi può succedere a tutti. Allora uno improvvisamente butta dalla finestra madre, padre, la suocera, il gatto e il bambino, perché tanto e non si capisce perché e per come. Questo è frutto di una assoluta insufficienza e anche, io direi, scorretta, vogliamo dire disonesta, dimensione culturale nei confronti della ricerca e rispetto alla malattia mentale, che invece meriterebbe un atteggiamento di confronto e di ricerca, così come si è riusciti a venire a capo appunto della peste, del colera, della difterite, della polio, eccetera eccetera. Ecco, è come se invece quando si parla di malattia mentale debba essere qualcosa di forse connaturato allo spirito umano, forse appartenente a un'altra sfera sovraumana, per cui non si capisce perché, come se lì bisognasse rassegnarsi a un terrore strisciante diciamo non affrontabile se non con mezzi assolutamente impropri, come facevano quelli durante la peste, perché io mi ero preparato un discorso pensando anche alla peste di Firenze, non solo, però qui siccome ci fecero il Decamerone grazie a quella peste, no? Nel 1300, no, perché era il discorso enorme, io dico perché gli assistenti sociali si devono occupare della malattia mentale di più e capire che a loro forse interesserebbe, dovrebbe interessare ancora di più che rispetto anche alle importantissime malattie del corpo, ma perché è forse meno importante il tumore, l'arteriosclerosi, il morbillo, che possono avere anche delle gravi, perché invece c'è una specifica, una pregnanza per voi assistenti sociali, dovrebbe esserci un'attenzione maggiore nei confronti di questa malattia. Perché? Perché, e quindi per questo poi ho chiamato il mio intervento malattia, società e socialità, mentre le malattie del corpo vanno sì a, come dire, alterare, possono alterare il rapporto tra il cittadino, tra il malato e la società, e qui ero preparato la peste nel 1348, che pensate morirono un terzo degli europei, 25 milioni di morti ci fu tra il 1348 e il 1300, in 5 anni, nel 1353 in Europa, venne con le pulci che stavano sui topi e questi pulci portavano questo batterio della peste e ci furono 25 milioni di morti. Questo provocò una malattia del corpo, chiaramente delle sommovimenti sociali, culturali, politici, Norvegia, Svezia e Danimarca, gli morirono tutti i re, tutta la struttura statale, dovettero fare un regno solo perché non c'erano più re da mettere da qualche parte, questo per dire una. Da noi questo portò per esempio che i medici, umiliati da questa dramma a cui non riuscivano a fare capo, si misero finalmente a fare le autopsie. Un papa che stava ad Avignone, Clemente VI, no? Ho studiato perché sono la professoressa Bettini, si poteva allenare, diede l'autorizzazione a fare l'autopsia e voi sapete come fosse proibito dalla Chiesa toccare il cadavere. Guardate che Leonardo da Vinci dovrà poi un paio di cent'anni dopo farlo di nascosto l'autopsia, perché siccome quello doveva risorgere e non potevi insomma fare a pezzi qualcuno. Invece lo stesso Papa diede l'autorizzazione perché bisognava scoprire che cos'è sta peste e quindi cominciò la medicina anche a mettersi in moto di più, e da lì tutto proseguo sempre maggiore. Non solo, ma forse questo mi interessa di più perché so che ci sono anche degli economisti, no? Tra voi, studiosi di economia, siccome morirono 3, 1, 2 su 4,
e tutti i pochi che rimasero ereditarono un sacco di soldi, perché i pochi che erano sopravvissuti ereditarono ville, casali, l'orto, la mucca, la pecora, ma quello che c'era se la presero quelli che vivono. Questo portò a un accumulo di capitale che diede la possibilità di ripartire l'economia, e da lì anche la fortuna dei Medici, no? In Toscana, sempre per fare omaggio alla nostra amata Toscana, che portò, come dire, ad avere quei capitali che poi servirono a mettere in moto quello che poi diventerà un modo di impiegare risorse per tutta una serie, insomma, di mettere in moto l'economia. Quindi, per dire come una malattia del corpo può incidere nella società e viceversa, quando la società si imposta, per esempio, su welfare, oppure siamo appunto arrivati alla, al Servizio Sanitario Nazionale, questo modifica anche i rapporti tra i cittadini e questo Stato che si prende cura dei cittadini. Allora, oppure mi dà la pensione se sono anziano, mi cura se sto male. Quindi le malattie del corpo incidono sulla società e viceversa. Ma quello che è il nostro specifico, cioè la psichiatria, e quindi la malattia della mente, tocca questi rapporti tra cittadino e società in modo molto più, come dire, profondo, perché essa va a toccare un elemento che è interno alla persona e che possiamo chiamarlo socialità, e che è quello che è una caratteristica specifica dell'essere umano. Chi ha una frattura, anche chi ha un tumore, chi ha una malattia reumatica, non viene toccato nella sua socialità, nella sua rapporti affettivi col mondo o con gli altri. Può benissimo rimanere un'ottima persona, capace di amare e di cercare l'amore del prossimo. Il malato, invece, di mente, ha una caratteristica, specie quello grave, quello molto grave, di venire intaccato, di perdere questo requisito della socialità, per cui c'è anche, per cui tanto più è grave la malattia, tanto più questa persona si allontana dagli altri, tanto più perde quel qualcosa che ci tiene legato agli altri, ci fa sentire gli altri, ci fa reagire agli altri, andando verso, fuggendo da, cioè il rapporto dialettico tra gli esseri umani, il saper dire di no a qualcuno. Il malato spesso e volentieri non sa dire di no, oppure dice di no a tutti, che è la stessa cosa, come dire di no a nessuno, oppure dice sempre di sì. Non perde quella dialettica, quella capacità di rapportarsi difficile, ma che fa, a cui fa capo e che si lega alla salute mentale. Ora, quindi, per questo, e perde questa socialità, che è questo appunto istintivo rapporto tra esseri umani, per quello per cui la società si regge e sta in piedi, senza bisogno, diciamo, di non sono gli interventi legislativi, insomma, diciamo, non sono le forze dell'ordine o le leggi che ci fanno stare insieme. Non è perché c'è scritto da qualche parte "non devi ammazzare" che io non tiro una pistolettata a Mario Paolo. Ho usato Mario Paolo. Non è quello. O per la presenza delle forze dell'ordine. Allora siamo tutti buoni, non rubiamo, non ammazziamo perché ci sono poliziotti e carabinieri. Perché allora ci vorrebbero poi qualcun altro per controllare anche i poliziotti e i carabinieri. Perché in un continuo chi controlla chi. E c'è una dimensione sana di socialità di fondo che fa sì che fondamentalmente possiamo capirci, possiamo rispettarci, possiamo qualche volta amarci o anche qualche volta odiarci, però senza distruggersi, senza far del male, senza distruggere né gli altri né noi stessi. Allora, e questo punto, perché? Perché la nostra socialità si lega all'affettività, e questo elemento, socialità, affettività, è un elemento basilare, un elemento fondamento della nostra salute mentale. Allora, volevo, dato che in certo senso dovrei, come dire, abbracciare tutte le tante cose che vi hanno raccontato
cercare di trovare, come dire, un filo comune che leghi tutte queste vicende, questi alti e bassi della psichiatria, delle vicende che sono successe in questi 150 anni, per darvi, come dire, un legame di fondo, dobbiamo andare a vedere quali sono, come dire, i fili di questo, di questa trama. E sotto c'è un ordito della trama che sono le grandi idee, le grandi ideologie, le grandi mentalità che la cultura, diciamo sistemi di pensiero, che la cultura, con cui la cultura si è rapportato alla realtà psichica e alla malattia. E allora qui possiamo distinguere, ecco, innanzitutto il grande filone su cui si basa la nostra scienza, la scienza galileiana, altro fiorentino, no? Che è il cosiddetto positivismo, quella dimensione filosofica, epistemologica, scientifica, che a metà dell'Ottocento dice, passata una certa ubriacatura più o meno romantica, dice adesso occupiamoci delle cose, quello si può, possiamo far scienza soltanto su quello che possiamo vedere, toccare, annusare, cioè sono i nostri sensi che ci danno la verità delle cose, e se casomai i sensi non ci arrivano, usiamo gli strumenti che sono un prolungamento dei nostri sensi, per vedere più lontano c'è il telescopio, per vedere più piccolo c'è il microscopio, e poi via via fino ad arrivare all'attacco, alla risonanza magnetica, a quegli strumenti che, come dire, ci amplificano la nostra sensibilità, ma è sempre qualcosa che deve essere visto, toccato, deve essere quantizzato, deve diventare un numero. Su questo poi si possono fare gli esperimenti, ripetere gli esperimenti, cioè trattare con la realtà materiale delle cose e dei fatti. Questa scienza positiva ha proprio, ed è nella sua fondazione, no? Ricordate Cartesio che dice noi ci dobbiamo occupare della rex extensa, queste sono le cose che possiamo verificare, toccare, vedere, punto. Tutto il resto, no? La res cogitans, la lasciamo, è roba spirituale, è roba poco scientifica, lasciamola a quell'epoca, nel 600, alla Chiesa, e di questi non ci dobbiamo occupare, anche perché Cartesio aveva una strizza fottuta, perché aveva visto cosa era successo a Galileo Galilei, che aveva toccato delle cose che era meglio non toccare, per cui noi ci occupiamo solo delle cose, dei fatti materiali, tutto quest'altro mondo non sappiamo bene come funziona, se no più qualcun altro. Questa divisione per cui ci si occupa dei fatti materiali in modo materialistico, positivistico, e tutto quello che non è, che non si può toccare, non si può vedere, che non c'è uno strumento che ci dice quanto una persona ci ama, quanto una persona ci odia, se questa persona sta a pensare ad altro quando parla con noi, dove sta la capoccia di questo, queste cose non ne possiamo toccare, vedere fisicamente su uno schermo, su un elettroencefalogramma, non c'è lo strumento materiale che ci possa quantizzare, no? Come quando ci dicevo sempre, chi vuoi più bene, a mamma o a papà? Uno non sapeva mai, ma veramente Francesco Zia, no, la famosa quantità, quello su cui si basa la scienza, su cui si riempiono i diagrammi, si fanno le curve, e si diventa scienziati, con le cose della mente umana, degli affetti, delle immagini che noi ci portiamo dentro, non si può, non c'è uno strumento tecnologico, ci abbiamo solo la nostra sensibilità. Questo era quindi questo grande filone positivistica che a un certo punto, quello che fece Cartesio, non hanno fatto gli scienziati di cui ci ha parlato la dottoressa Testa all'inizio, Lombroso o altri, cioè si sono a un certo punto voluti occupare, no, ci dobbiamo occupare anche della realtà non materiale, di quanto non è tangibile, no? E, però lo usiamo sempre il metodo della ragione, il metodo scientifico della ragione, per cui questi scienziati, questi con queste barbone che stavano con tutti gli alambicchi nei laboratori, con lo stesso metodo della ragione con cui hanno scoperto i microbi, per esempio, e tutto il resto, cose assolutamente importantissime per la salute del corpo, si sono voluti occupare anche della mente e
sbarellando completamente, perché si mettevano anche a fare ricerca sui fantasmi. Questi personaggi, Lombroso, Deus ex machina del positivismo, della scientificità, siccome volevano essere scienziati anche, facevano studi e esperimenti di spiritismo, sui fantasmi, convinti, cioè noi siamo scienziati e adesso capiremo anche i fantasmi, con lo stesso sistema di come cercavano di fare gli apparecchi strani. Se qualcuno si ricorda ancora, se ha letto Topolino e Pippo, no, c'era il personaggio di quello che si inventava l'apparecchio, il fantasmometro, anche il Ghostbuster c'era qualcosa del genere, che è più recente, eccetera. Poi c'è da questo filone che usa la ragione, la razionalità per scoprire ciò che è invisibile negli esseri umani, si staccò verso la fine dell'Ottocento un altro filone che dice no, ma sono cavolate questo di occuparci soltanto del comportamento della gente, cioè cosa ha fatto, cosa non ha fatto, o anche diciamo della sua coscienza. Dobbiamo occuparci anche del non cosciente, cioè dobbiamo occuparci anche per esempio dei sogni. E allora parte, si stacca da questo filone positivistico, rimanendo positivistico, quella che sapete molto famosa, si chiama psicanalisi, per cui questo neurologo, perché molti non sanno, ma Sigmund Freud non era uno psichiatra, era un neurologo, e c'era la psichiatria a Vienna, non è che non c'era, dice adesso mi devo occupare di questo, deve esserci qualcosa che si è rotto anche lì, però non lo vedo con gli strumenti materiali, lo vedo in un altro modo, facendo parlare una persona, facendogli raccontare delle cose, e si mette, la psicanalisi, si mette a cercare di studiare che cos'è che c'è dentro le persone che non si vede con gli strumenti. Da che cosa è mosso una persona? E comincia a studiare gli istinti, dice allora c'è qualcosa di istintivo, di non cosciente, di cui questa persona non si rende neanche conto, ma che lo muove, che lo porta a fare delle cose, anche magari contro le sue idee, contro la sua buona volontà, e va a studiare questi che lui chiama pulsioni, questo qualcosa che da dentro spinge a fare, a pensare, a sognare, a essere, e dice, nella prima fase, quella che colpa, la colpa è della sessualità. Se questo fa un sacco di macelli nella sua vita, perché si muove male e non ha capito niente, è perché è colpa della sessualità. Poi arriva la prima guerra mondiale, muoiono 16 milioni di persone e dice, ah, deve, no, non deve essere, perché tutta questa gente non può stare male per la sessualità, ci deve essere l'aggressività, e codifica in un famoso volume del 1920 che si chiama Al di là del principio del piacere, che risuona Nietzsche, ricordate il titolo di Nietzsche, perché lui era studiato e sapeva benissimo Nietzsche, c'è essere qualche cosa al di là del piacere, cioè della sessualità, che per lui la sessualità era piacere, al di là del desiderio, c'è essere qualche altra cosa che spinge le persone a fare un sacco di casini, e questo deve essere, lui lo chiamò istinto di morte, cioè un'aggressività innata che ci porta a distruggere, ad ammazzare, a violentare, insomma un qualcosa di molto negativo. L'essere umano deve rendersene conto per poterlo controllare, gestire e non far macelli. E fu, come dire, codificato che, ancora essendo questo stesso un filone sempre positivistico e razionalistico, che l'identità dell'essere umano è la sua ragione. L'essere umano si caratterizza ed è diverso dagli altri, dagli animali, per la ragione, è la ragione funzionante. Allora tutto questo era non ragione, questa non coscienza, questa non ragione deve essere qualcosa di non umano, nella misura in cui l'umano è la ragione. E cominciò la storia che dentro l'essere umano ci sarebbe una bestia, ci sarebbe un animale, chissà perché, ogni tanto esce fuori. Vi ricordate il famoso film, no? O anche il romanzetto, no? Di Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Per cui, sì, noi saremo delle brave persone galline, ma in realtà sotto sotto si nasconde una bestia feroce, terribile, che esce fuori sempre di notte, e in genere, se esce di giorno ha sbagliato il fuso orario, e questa dimensione, come dire, irrazionale, animalesca,
chissà perché, dovremmo avere dentro, non so, una pecora, un leone, un avvoltoio, un aquila, insomma. E quello è il nostro problema, dobbiamo imparare a conoscerla, dobbiamo imparare a controllarla, dobbiamo imparare a stare attenti e non prenderla sotto gamba. Se ci fate un attimino una pensata, ci sono altri che sono irrazionali e che sono molto, diciamo, mossi da situazioni non coscienti, non sono soltanto i malati di mente, secondo questa impostazione, ma sono anche i bambini, sono anche gli artisti, sono anche ognuno di noi quando sogna, che fa sogni delle immagini chiaramente non razionali, no? Non legate a cose pratiche. E non si offendano, diciamo, la metà del genere umano, ma anche le donne, molti le considerano, Mario Gallo, tu, no, molto simili ai bambini, agli animali, agli artisti, agli irrazionali, ai matti, tanto quella isterica, ma come? Ed è proprio l'isteria la storia con cui comincia la psicanalisi, e Freud, e Lettino, e Vienna, per cui, si sa, poverina, insomma, non è proprio veramente un essere umano, perché l'essere umano è quello razionale, freddo e lucido. Questo è questo. Naturalmente questi qui sono i due, come dire, due filoni molto fondati sulla razionalità e sul positivismo. C'è a un certo punto qualcuno, verso la fine del secolo, e soprattutto al volgere della prima guerra mondiale, che dice no, mi sa che questa ragione no, non funziona, non è così tanto buona, è così tanto brava, non ci porta mica tanto lontano. Perché? Perché tutta la speranza che la ragione, la razionalità, il metodo razionale, quello appunto partito con Galileo Galilei, cioè ha quasi lasciato le penne, non portava a quella felicità, a quella società giusta, a debellare la fame, la violenza, pur facendo tantissime cose belle, pensate che alla fine dell'Ottocento vengono quasi scoperti quasi tutti i microbi, e di lì a poco i chemioterapici, con la seconda guerra mondiale gli antibiotici, si comincia a debellare cose che erano date per scontate, morire piccolissimi, facevano un sacco di figli prima perché una gran parte morivano, quindi per far sopravvivere qualcuno bisognava farne tanti, e l'età media si allunga, la mortalità infantile, però questa ragione, poi questa razionalità, che cosa ha portato? Ha portato a una prima guerra mondiale dove ci sono 16 milioni di morti, perché la razionalità è quella che ha inventato anche la mitragliatrice, il lanciafiamme, l'aereo che butta le bombe, il sottomarino che va a affondare le navi, il carro armato, i gas che vengono cominciati a usare nella prima guerra mondiale, furono dei massacri terribili. Se questi 16 milioni di morti ci mettiamo poi anche gli altri 55 milioni di morti dalla seconda guerra mondiale, dove, come dire, la strumentazione e la razionalità funziona ancora molto meglio, dalla esattezza scientifica del funzionamento dei campi di concentramento, ma la bomba atomica, allora forse sta ragione, questo di far funzionare il cervello bene, scoprire la fisica, la matematica, tutte queste cose non ci portano automaticamente a star bene, anzi. E poi tutte queste cose non hanno mica fatto dei matti, lasciamo perdere Hitler, che probabilmente tanto bene di capoccia non ci sta, ma tutti quelli che hanno lottato, combattuto, non erano mica matti, allora come hanno potuto fare certe cose? Allora forse questa inchinarsi di fronte alla ragione, al metodo razionale, non va tanto bene. Allora comincia tutto un filone antipositivistico, antirazionalistico, antiscientifico, da cui è stato accennato prima, che partendo dalla fenomenologia arriva fino al discorso del più moderno, del pensiero debole, del pensiero negativo, del costruttivismo. Perché questo, i pensatori sono, a partire da Husserl, tutto l'esistenzialismo, Sartre da una parte, Heidegger dall'altra, per cui non c'è una perché è antiscientifico? Perché non è che c'è una verità esterna come la ragione si era posta, io devo scoprire
questa verità. Quindi prendo il mio oggetto di studio, lo faccio a pezzettini, anche materialmente. Voi sapete che prima è stato accennato, no? Questo direttore di Venezia che faceva tutto velocissimamente, faceva anche i vetrini, ha detto la collega, no? E i vetrini era che loro facevano a fettine il cervello dei malati, una volta che erano morti, naturalmente, non è che quando erano vivi, una volta che erano morti facevano a fettine perché andavano a cercare, ci deve essere il microbo, ci deve essere qualche cosa, lo vado a cercare, quello che chiamavano lo schizococco, parafrasando i microbi come pneumococco, cioè deve essere un qualcosa. Adesso non lo fanno più i fettini col cervello, ma lo fanno in modo molto più raffinato, con l'attacco, senza bisogno di tagliare, cioè, devo andare a cercare qualcosa che io possa vedere con i miei occhi fisici o toccare con le mani, perché deve essere una cosa che io possa avere in mano per poter fare scienza. E, ecco, l'opposizione a questi dire: ma no, la verità, non c'è una verità che io devo scoprire, la verità si costruisce, la verità si costruisce nel rapporto, io e te costruiamo una verità che è la nostra verità, ma ce ne possono essere altre e ognuno ha la sua verità. Questo ha portato con quel discorso che ognuno può pensare quello che vuole, perché non c'è, come dire, un qualcosa che ci può far discriminare tra il sano e il malato. Tutto è uguale a tutto, ognuno la pensa come gli pare, basta che proprio non faccia del male al prossimo, e la sua verità ha lo stesso statuto di importanza di quello del grande scienziato o di un altro. Quindi si tratta solo di costruirle la verità, non di doverla scoprire. E su questo punto si basa il discorso dello costruttivismo. Riassumendo quella con una canzone che forse qualcuno di voi scusate si ricorda, una certa Caterina Caselli che diceva: nessuno mi può giudicare. Il concetto è questo: non ci può essere uno che mi dà un giudizio, chi sei tu per dire che io sono sano e io sono malato, che questo è giusto e che questo è sbagliato. Ognuno ha la sua pensiero degno e rispettabile come quello degli altri, quindi non si può neanche dare dei giudizi di valore. Questo significa in medicina, come se dicessimo, non si può fare una diagnosi. E infatti chi tentava di fare una diagnosi, come ci ha detto anche prima il dottor Dario, cercava di fare lo psichiatra, ma tu sei un autoritario, sei un violento, come ti permetti tu di dire quello è matto e quello no? Quello la pensa a modo suo, è giusto, fatto salvo che poi magari quello va a casa e sgozza la suocera, sempre quella, sempre che ce l'ho con le suocere, insomma, è l'esempio, non ce l'ho con le suocere, però il concetto è, no, non è vero, c'è chi è sano e non ammazzerà mai nessuno, e c'è chi invece potrebbe accadere perché forse il suo rapporto, la sua socialità, la sua affettività con gli altri, non è tanto, come dire, solida, e quindi può benissimo arrivare con lucidità ad ammazzare 77 ragazzi su un'isola norvegese, come credo che vi ricorderete cosa è successo nel 2011, e allora di fronte a quelli che dicono no, questo è chiaramente una forma di schizofrenia gravissima, dice no, no, è soltanto, è un'idea come un'altra, è un'idea politica, forse un po' esagerata naturalmente, non doveva ammazzare 77, però è normale, come te e me, è soltanto che lui gli ha preso un po' la mano con la mitragliatrice, ma ecco, questo di azzerare completamente il concetto di malattia mentale, perché questo terzo filone, ho detto, quello antiscientifico, antipositivistico, antirazionalistico, porterà, per quanto riguarda noi, al discorso della psichiatria, dell'antipsichiatria, cioè, non so se questo termine viene mai passato, cioè di quel filone che appunto diceva no, no, la psichiatria è violenza, dire a qualcuno che è malato, pretendere di dire che c'è una verità nelle cose della mente, è un atto autoritario, e si diceva anche all'epoca, no, fascista e violento, no, bisogna lasciare tutti liberi di fare quello che vogliono, basta che non esagerino troppo. Questo portò all'antipsichiatria, che poi è quel filone che vi ha raccontato Dario con la storia di psichiatria democratica. Allora, ritornando alla malattia mentale e perché appunto alla malattia sociale, allora come gestiscono la paura di impazzire questi tre grandi filoni?
quegli organicisti, quelli che vedono la malattia mentale come un calcolo della cistifellea, che dicono vabbè, non è niente di diverso dalla polmonite, no? Cercano di rassicurarci con una specie di ottimismo molto superficiale e anche un po' stupido, cioè no, non vi preoccupate, siamo riusciti a debellare questo, questo e quell'altro, e riusciremo anche con la malattia mentale. Per cui dateci soldi, finanziamenti, mettiamo su laboratori, studiamo sulle scimmie, studiamo sui topi, studiamo sugli animali, quando nessuno ha mai visto un topo schizofrenico, o una, forse una gatta isterica, ma un leone che si suicida perché la leonessa è andata con un altro, a me non mi risulta, ma l'ottusità di questa mentalità, di dire che in fondo siamo soltanto animali, quindi conta soltanto quello che, le cose, quello che si vede, la lettera delle cose, e quindi si può benissimo studiare la materia mentale sugli animali, quando gli animali ci avranno molti altri casini loro, ma certamente non la malattia mentale, che come uno di voi può sentire, io se mi sento il re della, della Norvegia, nessun cane paranoico potrebbe essere il re dei cani. No, così. Questa, gli altri, gli psicanalisti, tanto per non far nomi, filone positivisti, che dice no, è chiaro che non possiamo essere così ottimisti, rendetevi conto, dentro di noi c'è la bestia, quindi si tratta di, mettiamoci d'accordo, conosci, poi diceva Socrate, conosci te stesso, no? Cerca di conoscere quello che c'è dentro, non è che lo puoi cambiare, ci sei nato così. Mr. Hyde è normale, tutti sono potenziali assassini, potenziali pedofili, potenziali suicidi. Devi controllarti e non esagerare troppo, cercando di conoscere meglio il tuo mondo interno, che però è dato così per natura, e quindi arriviamo a questa specie di pessimismo piuttosto disperato. Poi ci sono i terzi, quelli che avevamo detto che erano appunto l'antipsichiatria, e questi invece risolvono il problema alla radice, non c'è nessuna paura. La malattia mentale non esiste, non esiste. Sono disturbi, no? Come uno per esempio ha un po' di gastrite e uno ha un'allucinazione, ma non ti preoccupare, non è malattia. E quindi è una cosa normale, è un tuo modo di essere e quindi non ti devi preoccupare più di troppo. In questo senso, è peccato che non c'è la professoressa, viene anche il discorso della società, come questi tre filoni che ci ritroviamo, ce li ritroviamo nella cultura, nei giornali che leggiamo, nei film che vediamo, queste tre culture si rapportano al problema della società. Per i primi due, per i positivisti, la società è buona, fondamentalmente buona, non se ne può fare a meno, e quindi i primi che dicono quello che c'è una malattia organica, bisogna anzi difendere la società da questi malati, perché i malati fanno casino, i malati distruggono la società, rompono le scatole, e quindi è tutta quella storia delle costruzioni dei manicomi che queste persone, che queste politiche fecero all'epoca, e teniamoci bene, i manicomi erano anche costruiti in posti meravigliosi, avevano parchi, laboratori, come è stato raccontato. Cioè, come dire, io ti faccio star bene, però ti tengo lontano perché tu sei pericoloso per la società. Era il famoso concetto di pericoloso a sé e agli altri, che abbiamo visto, era proprio nell'articolo 1, nella legge del 1904. E quindi ti devo difendere la società di queste persone. Gli psicanalisti, anche loro dicono, no, la società è fondamentale. Allora io devo portare questa persona a normalizzarsi, a socializzarsi in modo di accettare questa realtà che uno c'è, perché questa realtà non si può cambiare, così è stato, e quindi tu devi imparare ad accettarla reprimendo sta animale che chissà perché sarebbe asociale, chissà perché, perché poi nel mondo animale invece ci sono degli esempi splendidi di socialità, no? nei gruppi di lupi, nei gruppi degli uccelli, nei delfini, insomma, però chissà perché questo nostro animale deve essere particolarmente asociale, deve essere un serpente probabilmente. Questo animale, come dire, interno va addomesticato, dobbiamo addomesticare queste cose che ci spingerebbero ad aggredire il prossimo. Infine, invece,
Per gli altri, quelli che hanno chiamato gli antipositivisti, è il contrario, la società non è buona, è la società che è negativa, è la società che fa ammalare, facendo le istituzioni. E infatti questi sono quelli che appunto troveranno la loro espressione maggiore nelle ribellioni del 68, come diciamo prima alla professoressa, per cui sono le istituzioni quelli da abbattere, perché come dire, se togliessimo le carceri non ci sarebbero più delinquenti, se togliessimo i manicomi non ci sarebbero più malati di mente, se togliessimo le scuole non ci sarebbero più ignoranti, cioè un capovolgimento della realtà, per cui è l'istituzione o chi lavora nell'istituzione ad essere il nemico numero uno. Nel caso nostro il nemico numero uno era appunto tutti quelli il cui nome comincia per psi, psichiatri, psicologi, psicanalisti, psicoterapeuti, sono quelli che vorrebbero manipolare il cervello delle persone, vorrebbero usare questo potere sugli altri per distruggere la loro originalità, la loro personalità. E quindi i primi due è come se dicessero la socialità ce la dà, gli organicisti, la ragione, il cervello deve funzionare bene. Se uno fa cose strane e dà un cazzotto a una persona, è il cervello suo che non funziona, quindi io devo intervenire con i psicofarmaci. I secondi, gli psicanalisti dicono no, non sono i psicofarmaci, lui deve accettare la cultura del padre, lui deve accettare il padre, deve accettare il padre, perché la madre non è proprio quella che veramente è civilizzata, è il padre su cui si regge la nostra società, è il padre che fa le leggi, era tenete presente diciamo, la società patriarcale da cui veniamo, che adesso già è tutt'altra cosa, però è accettare questo padre. Pensato al complesso di Edipo, no? Per cui lui è un padre scatenato perché va a ammazzare il padre per violentare la madre. Allora devi accettare questo padre, se accetti il padre diventi un cittadino per bene e accetti la realtà, quello che sia. Se nasci in Iran devi accettare il tuo padre persiano, se nasci in Irlanda del Nord devi accettare il tuo padre cattolico, se nasci va accettato quello che è la realtà sociale, non devi pensare di cambiarla, sei matto, allora diventi sociale e cittadino per bene. Questa storia di basare la socialità su questi elementi trova una sua risposta diversa verso la fine, verso la seconda metà del secolo scorso, quindi verso diciamo 1970-75, viene fuori una quarta, e noi abbiamo sempre parlato di tre filoni, di tre psichiatrie, di tre modi di vedere l'essere umano dal punto di vista antropologico, da cui discende tre modi di curare quando questo essere umano si ammala nel senso della mente. Questa quarta psichiatria, questa quarta ricerca sulla realtà umana e mentale è quella che viene fuori verso il 1970-75, da parte di uno scienziato, di uno psichiatra italiano che si chiama Massimo Fagioli, di cui raccontiamo alcune vicende, che va a scoprire questa studia e scopre come questa socialità, questa dimensione innata, istintiva, da dove viene, che cos'è, su che cosa si fonda, perché tutti quegli altri solo ne avevano una visione molto parziale, ma appunto una viene dal funzionamento del cervello, l'altra viene dall'accettare il padre e la terza viene dal fatto di accettare l'altro, il diverso, qualunque esso sia, senza chiedersi chi è questo altro e questo diverso, idealizzando una figura di altro, di diverso, astratta. Per cui l'importante è sempre accettare l'altro, qualunque cosa faccia, appunto, perché non c'è nessun concetto di tu sei buono o sei cattivo, tu mi vuoi bene o tu mi odi, io ti devo accettare come sei. Questa quarta strada è quella che porta ad arrivare a scoprire la socialità, intanto non nella ragione, come ci avevano detto, vi ricordate, i Hobbes, gli utilitaristi, i razionalisti là nel 600, per cui l'uomo sta insieme ad altri uomini, ad altri esseri umani, perché gli conviene, perché tutti insieme, mettendosi d'accordo, facendo le leggi,
facciamo funzionare meglio la società, era l'homo homini lupus. Allora, siccome ognuno può essere aggressivo verso l'altro, ci mettiamo razionalmente d'accordo, stabiliamo delle leggi, così non ci facciamo del male. Questo è una scelta molto razionale, molto utile. Probabilmente molti anni, ancora qualche migliaio d'anni prima, dice, ma se ci mettiamo tutti insieme ad ammazzare il mammut, riusciamo a farcela. Io da solo non ce la faccio a ammazzare il mammut, dobbiamo campare. E quindi, di fronte a un bisogno fisico, a un bisogno materiale di sopravvivenza, quindi un qualcosa di molto razionale, molto pratico, molto utile, ci si mette d'accordo e così facciamo funzionare la società. Questo psichiatra scopre invece che la socialità non si basa sulla coscienza, sul ragionamento razionale, sull'utile, ma c'è una dimensione istintiva, ci si nasce con questa socialità ed è assolutamente legata al fatto che l'essere umano, diversamente dagli animali, che hanno infatti quella socialità molto legata a un utile, al pratico, difendersi dal predatore, beh, meglio essere in tanti, cacciare la grossa antilope, beh, meglio essere tanti lupi insieme. Quindi è un qualcosa che serve per campare, serve per il corpo. Invece lui trova che questa socialità si basa su qualcosa di assolutamente non cosciente, non razionale, che non ha un'utilità immediata, al contrario si lega al rifiuto della natura. Scopre, partendo dagli studi sui malati, che il bambino, il neonato dell'uomo, non regge, non può reggere, e questo è ovvio, si sapeva, il confronto con la natura. Sappiamo benissimo, no, che la nostra infanzia è molto più lunga di quello degli animali. Noi abbiamo molto più bisogno di una protezione, siamo assolutamente incapaci di confrontarsi con la natura per molti e molti tempo, mentre invece gli animali molto più velocemente cominciano a brucare l'erba, a scappare, a nuotare, secondo insomma. Allora questa nostra incapacità, impossibilità a difendersi dalla natura, e il primo impatto con la natura è alla nascita con la luce, qualcosa di assolutamente nuovo e di violento, ci fa fare quello che lui ha chiamato una pulsione di annullamento, ci fa fa scattare una creazione di pensiero, una capacità di immaginare, che è come se dentro, non certo in termini verbali come io vi sto dicendo adesso e come noi parliamo da adulti, ma un immediato istintivo immagine pensiero che è come si dicesse: il mondo non esiste, il mondo naturale, il mondo della realtà esterna non c'è. Ma questo, come dire, chiudere gli occhi sulla realtà si lega immediatamente a un tentativo di recuperare quello che era la situazione precedente, positiva, che è stato costretto ad abbandonare. C'è una dimensione istintiva in tutti gli organismi biologici, per cui di fronte a un cambiamento dell'habitus anche chimico, fisico, qualunque organismo biologico cerca di recuperare quello precedente, dove invece era in equilibrio con la natura, dove non c'erano stimoli nocivi. Per noi questo, come dire, questo tentativo di recuperare lo stato precedente è il tentativo di recuperare quell'habitus che era il rapporto tra il feto e il liquido amniotico, quei mesi e mesi e mesi passati in una situazione dove non c'erano stimoli nocivi, dove in termini di temperatura, calorie, stimoli meccanici, eccetera, il feto stava in una situazione pressoché totale equilibrio, non aveva bisogno di chiedere niente, arriva tutto attraverso il cordone ombelicale, non ha bisogno che ci sia una coperta, la temperatura del liquido amniotico è esattamente quello di un corpo umano, quindi del feto. Quindi questa omeostasi, così si chiama in biologia, questo equilibrio tra noi e la realtà era assicurato, come dire, da elementi biologici. Nel momento in cui questo equilibrio si rompe, c'è questo rapporto con un esterno assolutamente violento in termini di impossibilità di rispondere, e questo stimolo nuovo, primo, è la luce che colpisce la retina, fa scattare questa, come dire, chiusura di fronte al mondo, ma anche un recupero della realtà precedente. Siccome questo recupero non può essere, come dire, materiale, non è che può rificcarsi dentro la pancia della mamma, è
questo recupero è mentale. Questa, il neonato gli scatta questa prima immagine, primo pensiero, prima idea, scusate i termini che non sono nel senso adulto morfo, ma come dire, un primo, tra virgolette, sapere che c'è una realtà bella, che ci deve essere intorno a noi una realtà bella. Quello che era un fatto biologico si trasforma in un fatto psichico, in un fatto mentale, in qualcosa che lui ha dentro di sé, mentre ha, come dire, cancellato la realtà esterna. Questo sapere dentro di sé che ci deve essere una realtà, come dire, come lui, uguale a lui, in equilibrio con lui, che non è più soltanto allora un equilibrio biologico, biochimico, in termini appunto materiali biologici, ma avendo ormai questa capacità di pensare e di immaginare, è anche un equilibrio psichico, cioè ci deve essere fuori di me qualcuno come me, ci deve essere, io so che c'è. Questa è la base di questa socialità che porterà poi ogni bambino da subito a cercare nell'altro essere umano non solo la soddisfazione del bisogno fisico di mangiare, come fa il vitello, come fa ogni mammifero peraltro, no? Ma a cercare nell'altro essere umano qualcosa di più che soltanto il piacere fisico di non morire di fame, il piacere fisico di riempirsi di liquidi necessari a non diventare, a disidratarsi, a cercare quella risposta, quello starci, quell'affettività nell'altro essere umano, che è quella base su cui si fonda questa socialità, questo sapere che ci devono essere altri esseri umani. E se questi altri esseri umani fuori non corrispondono, non sono come io so che deve essere la realtà, il bambino si ammala, il bambino si delude, il bambino si arrabbia, si incazza. E siccome non può materialmente andare via, non può camminare, quella sua impotenza fisica rimane la stessa, ovviamente, di nuovo risolverà il suo problema pensando, creando immagini che non sono più quella bella immagine iniziale di sapere, come dire, di essere venuti, come dire, si potrebbe dire dal paradiso terrestre, no? Dall'età dell'oro, io so che si può star bene, io ce l'ho dentro l'idea che contecipo, ma diventano immagini brutte, immagini rabbiose, immagini violente, la strega cattiva, l'orco che ti divora, crea delle immagini, perché l'essere umano ha la creatività che gli animali non hanno, e questa creatività si ammala, invece di creare cose belle, comincia pianin pianino a pensare e creare e voler poi creare cose sempre più brutte, se non trova, come dire, qualcuno che gli risponda, che gli faccia ritrovare quella affettività e socialità. Questo è l'elemento fondamentale, importante, su cui noi, voi assistenti sociali, dobbiamo assolutamente dover lavorare. Perché andare ad affrontare una persona che dopo X anni, non lo dirò quanti perché è meglio, non è, ha distrutto la sua socialità, cioè ha distrutto la speranza che ci sia qualcun altro nel mondo che gli possa corrispondere, che poi molto banalmente quando uno si innamora, no? Spero che ovviamente sarà capitato a tutti, per cui uno ha quella immediata certezza, tu sei la donna per me, qualcuno direbbe tu sei l'uomo per me, ognuno sceglie quello che vuole, cioè quel sapere che l'altro. A volte si dice anche nella storia d'amore, mi sembra di conoscerti da sempre, no? T'ho appena visto, che ti sei, che te conosce te. Quella certezza che l'altro ci debba essere, ci sia, deve essere come noi pensiamo, deve essere bello, buono, carino, intelligente, forte, simpatico, e ci rimaniamo male se quello non corrisponde. Questa, da adulti, possiamo anche consolarci di andare a bere una birra con un amico, ma il neonato non può prendersi e andare a bere una birra, anche perché mi farebbe male, però, con un amico. Per cui, quella cosa succede con la sua rabbia, la sua delusione? Allora noi dobbiamo far sì che non ci si arrivi a cronicizzarsi la malattia, cioè la socialità, l'antisocialità, la disperazione che tanto non c'è mai nessuno che ci possa capire. E allora è fondamentale un discorso di prevenzione fin da lavorando
su quello che sono, come dire, le prime fasi di sviluppo di un bambino, il discorso di, delle madri che devono mettere al mondo un figlio, la madre che deve portare avanti un bambino, il discorso delle babysitter, il ragazzino nelle scuole, il bambino nello sport, cioè incentivare quella dimensione di rapporto, di socialità, di affettività con cui noi siamo nati e che magari ci si è persi nel corso della vita, di delusione in delusione, e viceversa, opporsi a una cultura dominante che pensa che contino solo le cose materiali, per cui c'è sempre la solita risposta a livello di famiglia, a livello di Stato, dice, ma io t'ho comprato la bicicletta, t'ho comprato questo, t'ho comprato quell'altro, perché sei incazzato? Perché stai male? Sei riconoscente? Oppure c'hai un buco al cervello, ti porto dallo psichiatra, perché non puoi star male, le cose te le ho date. Questo che succede molto spesso nelle nostre famiglie, e i pazienti che vengono da noi, non è che sono pazienti che sono stati malmenati col gatto a nove code e con le fruste, no, sono sempre stati amati, ma il problema è qual è il modo di amare un essere umano che evidentemente è diverso dal modo di amare un cucciolo di cane, di gatto e anche di cammello, per cui quello, gli dai il foraggio, gli dai la pappa, gli fai una grattatina sulla schiena, è tutto contento e sicuramente non ti morde la mano, ma forse un essere umano ha bisogno di altra affettività, di altra risposta, di qualche altra cosa che è invisibile, che non sta, non è solo la cosa che si vede, si tocca, sta nel rapporto invisibile che ci lega noi e lui. Allora la prevenzione significa anche opporsi a tanta cultura mass mediatica, di vario tipo, libri, filosofie, esperti di qua, esperti di là, che ti dicono che quello che conta è soltanto appunto la realtà materiale, le cose. E invece le cose ci fanno sopravvivere fisicamente, quindi ci vogliono, ma non ci fanno vivere psichicamente. Ci possono anzi essere un grosso, come dire, inganno, e ci fanno ammalare. Con questo... Non ho avuto cuore di interrompere. Grazie. Beh ragazzi, è tardi, però se volete fare domande, qualunque cosa vi sia, avete voglia di chiedere o di dire, è possibile farlo. Sarete anche stanchi. Abbiamo steso. Tra l'altro tutta la lezione è stata registrata, quindi se volete tutto quello che avete detto sì, sarà rimesso a disposizione di tutti, quindi. Però avete domande? Volete chiedere qualcosa, intervenire? No, nessuno più vuole intervenire dopo che ora ci stiamo pensando una settimana o due, ok? Poi vorrei dire che se vogliono farvi domande gli do il vostro indirizzo di posta elettronica. Sì, certo. Anzi, senza scherzi. Io. Vai. Sì, anche le slide che sono state messe. Ah, sì, certo. Sì. Magari le mandiamo a professoressa. Ti mandiamo. Sì. Il libro, cioè nelle librerie. Ah, tra l'altro non vi ho detto che domani questo libro viene presentato dai BS in via Cerciani, si chiama, no? Quindi se volete, se siete interessati, domani alle 6, alle 18 dai BS, potete, non sarà una lezione, non sarà così lunga, non ci saranno portinerie che fanno sciopero,
e invece ci saranno tre psichiatri e psicoterapeuti, non loro, che presenteranno il libro. Posso dire una cosa? Certo. Io volevo veramente di cuore ringraziarvi, perché è venerdì. C'avete tutte le scuse, chi te l'ha fatto fare? Quindi veramente grazie, grazie. Grazie.